Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini. Questo è Play Europe, il programma che vi racconta come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini. Io sono Nicola e insieme a Rossella vi racconteremo le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei e della politica di coesione. Se volete saperne di più, Play Europe è quello che fa per voi, per capire quanto l'Europa investa sui propri cittadini. Potete seguirci sulle pagine social Facebook, Instagram e di Play Europe, ovviamente sul nostro sito super aggiornato playeurope.eu. con contributi extra sulle varie tematiche che volta per volta racconteremo. Ci trovate anche su Spreaker e iTunes. Oggi parleremo di politica di coesione e di lotta alla disoccupazione. Devi sapere che la strategia europea per l'occupazione mira a creare più posti di lavoro e soprattutto di qualità migliore. Gli obiettivi sono chiari, è quello di migliorare la qualità e le condizioni di lavoro cercando di creare posti di lavoro. Abbiamo già visto come uno degli strumenti più utilizzati sia il nostro FSE, cioè il Fondo Sociale Europeo, con un bilancio di oltre 86 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Che finanzia progetti che aiutano le persone ad acquisire nuove competenze e a trovare lavoro. Ma ovviamente l'FSE non agisce da solo. Accanto c'è ad esempio il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, che mira a garantire che i posti di lavoro siano equi, duraturi e prevedano un'adeguata e dignitosa protezione sociale. Mentre il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione aiuta coloro che hanno perso il posto di lavoro in seguito a tagli alla produzione o a un trasferimento al di fuori dell'Unione Europea da parte di grandi imprese. A volte il problema però è che non ci sono posti di lavoro in una specifica regione. Pensa Rossella che per questo l'Unione Europea ha creato la rete EURES per aiutare i lavoratori a trasferirsi per lavorare in un altro paese dell'Unione Europea, che include anche Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Se guardiamo alla situazione della disoccupazione dei giovani, nell'Unione Europea più di 3,6 milioni vivono nella precarietà della disoccupazione. Circa il 16% dei giovani tra i 16 e i 25 anni a gennaio del 2018, secondo i dati. E si trovano molto più spesso nelle situazioni di instabilità create da contratti temporanei e i lavori part-time. Noi ne sappiamo qualcosa. Per combattere questo problema, dal 2013 l'Unione Europea e i suoi Stati membri portano avanti una strategia ambiziosa di riduzione della disoccupazione giovanile, che prevede una serie di iniziative. Ah sì? E quali? I paesi europei si sono impegnati a dare il via a un sistema di garanzia per i giovani che assicuri che ogni giovane sotto ai 25 anni riceva un'offerta di lavoro, formazione continua, apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dalla fine degli studi o dall'inizio del periodo di disoccupazione. L'Unione Europea ha destinato in totale circa 8 miliardi di euro per questa iniziativa, per solo il settennio del 2014-2020. In più, ha ovviamente facilitato la mobilità dei lavoratori, ad esempio aiutando i giovani a conoscere le opportunità di lavoro in altri paesi europei, o anche attraverso il Corpo Europeo di Solidarietà, non so se ne hai mai sentito parlare, certo, che offre ai giovani opportunità di volontariato o di lavoro in contesto di progetti di solidarietà, che sono destinati ad aiutare comunità e popolazioni in tutta quanta Europa. Ma tornando al Fondo Sociale Europeo, come si traduce questo nelle diverse regioni europee? Quali azioni pratiche vengono messe in campo per contrastare la piaga della disoccupazione? Nella puntata di oggi vi racconteremo un case study che nasce proprio qua in Umbria. Stiamo parlando del progetto Umbria Attiva, un'azione di politica attiva del lavoro che è volta a coniugare la domanda e l'offerta del lavoro. Nel giro di 24 ore dalla pubblicazione del bando, ormai nel settembre 2018, sono state oltre 750 le iscrizioni al progetto da 32 milioni di euro messo in campo dalla regione con 5 diverse misure di sostegno alla formazione e all'occupazione di giovani e adulti. Sì, ma che cos'ha di così speciale, Nicola? Rossella, ecco, te lo dico subito, una duplice proposta inserita all'interno del pacchetto giovani e adulti, utilizzabile a seconda delle fasce d'età dei beneficiari. Si tratta di un'opportunità piuttosto significativa per le aziende che stanno cercando risorse da poter selezionare e successivamente formare al proprio interno. Ti starei chiedendo a chi è rivolto? Beh, anzitutto ai giovani con meno di 30 anni, ma anche a persone over 30, iscritti però da oltre 6 mesi ai centri per l'impiego in Umbria.
L'elemento interessante è il percorso di formazione delle persone selezionate all'interno di una logica aziendale. Formazione, pratica sul campo risultano elementi determinanti per scoprire e rafforzare così le skills e le competenze delle persone che hanno partecipato al progetto. Un percorso utilissimo che termina ovviamente con il possibile inserimento in organico nel caso l'azienda lo reputi adatto alle proprie esigenze. Come se non bastasse, ci sono notevoli benefici a livello economico per le imprese aderenti. Durante il periodo di riferimento, infatti, il compenso riservato al tirocinante è di competenza della Regione Umbria. Sono previste poi ulteriori agevolazioni all'assunzione nel caso in cui la si volesse perfezionare. Vi abbiamo incuriositi? Ne parliamo nel dettaglio con Fabio Matera di ECIPA Umbria. Oggi siamo in compagnia di Fabio Matera, direttore di ECIPA Umbria. Benvenuto Fabio. Che cos'è l'ECIPA Umbria? ECIPA Umbria è un'agenzia accreditata nella formazione nella regione Umbria. Siamo presenti ormai con la nostra offerta formativa da oltre 25 anni. Lavoriamo nei tre settori della formazione, quindi nella formazione iniziale, nella formazione continua e nella formazione professionale. In cosa consiste il progetto Umbria Attiva promosso dalla Regione Umbria? Il progetto Umbria Attiva della Regione Umbria, finanziato con i fondi del Fondo Sociale Europeo, è un progetto che si occupa di politiche attive del lavoro, quindi all'interno dello stesso ci sono dei sottosettori che riguardano le attività che possono essere svolte, in particolar modo dalle agenzie formative, per la ricollocazione del personale disoccupato. Tra questi i progetti più importanti sono i CRESCO. I progetti CRESCO sono quei progetti dove le aziende si impegnano dopo un percorso o di tirocinio o di formazione o di entrambi quando necessario ad assumere poi all'esito dei percorsi almeno una persona ogni tre. Noi ne stiamo gestendo circa 35 di questi progetti con un'assunzione che riguarderà complessivamente 72 persone. Alle aziende che poi all'esito del processo assumono le persone è riconosciuto un bonus occupazionale che va da 5.000 fino a 9.000 euro e diciamo che è una delle linee che sta più funzionando in questo periodo nel settore delle politiche attive del lavoro. Un altro filone sono i voucher, che sono una linea di finanziamento rivolta direttamente al cittadino in stato di disoccupazione che si è iscritto presso il CPI e con questo voucher può fare o un corso di formazione professionale teso poi alla sua ricollocazione nel mondo del lavoro o direttamente un tirocinio presso un'azienda di una durata semestrale che poi dà diritto all'azienda a un'assunzione sempre con incentivo. E su questo, in particolare sui voucher formativi, in questo momento noi stiamo realizzando tre attività formative, uno per la sartoria artigianale, uno per un addetto qualificato paga e contributi e l'altro per la logistica in chiave 4.0. Per tutte queste attività abbiamo complessivamente 35 persone in formazione e contiamo di garantire la possibilità di un colloquio con una certezza di lavoro a circa l'80% dei partecipanti. Quanto è ammontato il finanziamento per questo progetto? Allora, i finanziamenti per le attività di voucher Umbria, quindi quelli relativi alla formazione per i possessori del voucher, è un finanziamento pari a 2.800 euro per ciascun allievo, quindi trattandosi di circa 32 allievi sono 90.000 euro di finanziamento. Il finanziamento invece per le attività di CRESCO è legato all'incentivo occupazionale che ciascuno ha in base alla tipologia che rappresenta, quindi come ripeto vado un minimo di 5 o un massimo di 9.000 euro, possiamo prendere come riferimento una media tra questi importi che può essere quella di 7.000 euro per ogni soggetto, quindi le aziende complessivamente per le 41 assunzioni beneficeranno di un finanziamento che si aggira intorno ai 250.000 euro. Sappiamo che sempre nell'ambito dei fondi europei avete vinto un progetto, un Erasmus Plus, ce ne puoi parlare? Sì, abbiamo condotto e terminato da pochissimo un Erasmus Plus sullo scambio delle buone prassi, che era dal titolo Atelier of Craft, quindi scuola dei mestieri tradotto in italiano, che è poi anche una delle attività principali che noi svolgiamo con i ragazzi dai 14 ai 18 anni che sono in diritto di avere lo studio. E nell'ambito di questo progetto, che ha coinvolto Francia, Spagna, Lituania e Polonia, insieme a noi Italia che eravamo i capofila,
abbiamo creato un percorso destinato a realizzare tra i 5 paesi un modello didattico da replicare nei vari istituti professionali e centri di formazione professionale che si avvalgono dei fondi sociali europei per la formazione dei ragazzi in diritto dovere allo studio. Se qualcuno dovesse informarsi un attimo su questi corsi, dove può andare? Può o venire direttamente da noi, per esempio, piuttosto che sul nostro sito che è www.cipaumbria.it o presso qualunque agenzia formativa, ma in particolare noi ormai abbiamo un'esperienza quasi trentennale e sulla gestione dei fondi, sia del Fondo Sociale Europeo messo a disposizione dalla Regione, sia dei fondi sociali direttamente erogati dall'Europa, siamo in grado di costruire progetti su misura per aziende o per disoccupati o per ragazzi in cerca di lavoro, con un esito che di solito si attesta intorno all'80% in termini occupazionali. E anche per questa puntata è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. È possibile ascoltare tutte le puntate sul canale Spreaker Play Europe insieme a del materiale extra sul nostro sito playeurope.eu. Domande, curiosità, dubbi, perplessità? Scriveteci sui nostri profili social Play Europe su Facebook e Instagram, postateci le vostre storie. Segnalateci anche voi dei progetti realizzati grazie ai fondi europei della politica di coesione. Le storie più belle potrebbero essere raccontate già nelle prossime puntate. Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.